La HP non ha presentato novità al Computex 2016, ma allo stand Microsoft sono esposti alcuni dei suoi migliori prodotti, e il miglior 2.1 di HP è lo Spectre X2 12. Adesso in mano il suo schermo è un 12 pollici gestito da processori Core M di nuova generazione Skylake, con attacco sul fondo per la tastiera dock, poi ve lo farò vedere, e con una dotazione di porte che comprende USB-C, un lettore per la scheda SIM, perché qua dentro c'è un modem LTE ed è uno dei pochi 2-in-1 con connettività LTE, e ancora un'altra USB-C sul lato, ma la sua caratteristica principale è la possibilità di avere, e ve lo faccio vedere qua con staccando il suo il pulsantino che fa partire, fa uscire qua il suo cavalletto, la sua kickstand, quindi per poi essere, ve lo faccio vedere meglio da dietro, si piega fino a 150 gradi, ma insomma poi alla fine va collegata qua alla sua tastiera dock magnetica, simile a quella insomma che abbiamo visto in tante altre macchine, ormai non ha più senso considerare solo il Surface, per attaccare la tastiera, che può essere regolata così in due modalità. È una tastiera anche questa con parti in alluminio, tutto il telaio di Spectre è in alluminio, è spesso 8 mm, pesa 840 grammi solo il telaio, poi chiaro la tastiera si aggiungono 200 grammi circa, però è una tastiera, spero riuscire a vederlo, abbastanza spessa, vedete qua con questo bordo, una tastiera che flette poco, se faccio pressione molto molto più rigida rispetto a quella delle altre soluzioni che abbiamo visto fino adesso, con dei tasti da 1.5 mm al di altezza, quindi abbastanza alti, più alti rispetto a tutti gli altri, con questo credo sia un sistema di non credo sia un sistema audio, o forse sì, forse ha degli altoparlanti aggiuntivi qua, ma insomma non so dirvelo in sincerità, con una tastiera comunque che è retroilluminata. Qua vi faccio vedere i tasti per la regolazione del display, e questo è il tasto per accendere o meno l'illuminazione. Come al solito HP mette tastiere con l'illuminazione bianca su sfondo bianco e si notano poco, insomma questo bisogna dirlo. Spectre 12X2, ho nominato Elite perché in realtà l'Elite 12X2 è la sua versione di fascia un pochetto più bassa, questo è il suo, è un vero top di gamma, usa come vi ho detto processore Skylake, questa è la versione con 8 GB di RAM e 128, ve lo faccio dire, o forse 256 GB di memoria di tipo SSD interno. Vado qua su gestore disco e vediamo che spazio c'è all'interno. A 128, sì, ok, avevo detto giusto, quindi probabilmente questa è una memoria di tipo M2 e non di tipo PCI Express. Ad ogni modo è una macchina che mi ha particolarmente convinto dal punto di vista della costruzione, di come si tocca, di come si fa gestire, soprattutto per via di questo telaio in alluminio che è davvero davvero piacevole. La kickstand permette di aprirlo moltissimo anche per fare quella che è la scrittura con penna. All'interno c'è un digitalizzatore Wacom di tipo ES, non tipo EMR, che è quello di fascia più alta, no? Presente nei Note, per farvi capire, ma la nuova versione del digitalizzatore di Wacom installata in tutti i prodotti come questo, che permette di essere integrata insomma senza costi aggiuntivi per il produttore, e poi offrire il supporto con una penna che può essere anche universale in un secondo momento, quindi il produttore non è costretto ad aumentare i prezzi di vendita per integrare il dispositivo, il pennino che poi magari non viene utilizzato, ma lascia all'utente la possibilità di farlo. Questa tecnologia l'ho provata in altri prodotti, non è paragonabile, vi dicevo, alla Wacom di fascia più alta, ma è comunque una rivale completa della soluzione Intrig di Microsoft che si trova nei Surface o nella Synaptic che troviamo negli Acer o in altri prodotti, è la stessa, per dirvi, che abbiamo visto in tutti i prodotti Lenovo. Va bene, questo è tutto. Spectre X12 X2 non è ancora disponibile in Italia, c'è la sua versione, come vi ho detto, Elite X2 12, che è la sua versione di fascia più bassa, però dovrebbe arrivare presto. I prezzi sono molto interessanti negli Stati Uniti, perché partono da 800, si è attaccata il magnete fortissimo, i prezzi partono da 849 dollari negli Stati Uniti, prezzi ufficiali, attenzione, per la versione con M5, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno. Ho visto delle offerte nei negozi americani già 700 e qualcosa per questa configurazione, quindi prezzi molto bassi, spero che arrivi in Italia anche definitivamente sotto i 1000 euro con tastiera inclusa, potrebbe essere un rivale del Mix 700 di Lenovo. Vabbè, questo è tutto, ho detto anche troppo, maggiori informazioni le trovate come al solito online su hdblog.it.